Giulia Maria nacque in Austria nel 1865 da una nobile famiglia di origine polacca molto legata alla Chiesa. Uno zio era cardinale e il fratello superiore generale dei Gesuiti. Nel 1873 la famiglia si trasferì a St. Pölten, dove Giulia poté iscriversi alla scuola delle dame inglesi, ricevendo una buona educazione. Nel 1883 la famiglia andò a vivere a Lipnica, nei pressi di Cracovia, e qui la giovane sorprese i genitori. Annunciando loro al compimento del 21° anno di età, voglio consacrare la mia vita al Signore. Scelse di entrare presso le Orsoline di Cracovia e in onore della fondatrice prese il nome di Orsola. Finiti gli anni della formazione dei messi voti, suor Orsola trascorreva il tempo tra l'adorazione eucaristica e l'insegnamento. Alle madri che chiedevano consiglio per l'educazione dei figli, egli rispondeva: «I bambini hanno bisogno di serenità, di quella gioia che scaturisce dalla fede e dall'amore di Dio». Nel 1903 permise alle donne di accedere all'università. Tempestivamente suor Orsola, divenuta superiora, aprì all'interno della casa un pensionato per le giovani universitarie. Ben presto la sua intraprendenza varcò i confini della Polonia. Aprì un collegio femminile a San Pietroburgo e, costretta a lasciare la Russia, prese iniziative similari in Finlandia, Svezia e Danimarca. Mentre si dedicava alle giovani di famiglia benestante, suor Orsola non dimenticava le più povere. Scrisse quindi a Benedetto XV chiedendo l'autorizzazione a lasciare la sua congregazione per fondarne una nuova. Nacque così la Congregazione delle Orsoline del Sacro Cuore di Gesù Agonizzante, che ebbe una rapida diffusione in Europa, in America Latina e nelle Filippine. Nel 1928 venne aperta la Casa Madre di Roma e la madre cominciò a girare per i sobborghi poveri della capitale, distribuendo aiuti spirituali e materiali. Madre Orsola, nel 1939, è stata proclamata da San Giovanni Paolo II santa. Le sue suore sono chiamate Orsoline Grigie in Polonia e suore polacche in Italia.